Baraonda epocale al GF. Il gestaccio in piscina scandalizza il pubblico del reality. Scatta l'appello ad Alfonso Signorini. Nel reality, Grande Fratello, il pubblico da casa rappresenta il vero barometro dello show e monitora con attenzione le gesta dei concorrenti dal canale 55 del digitale terrestre o dalla piattaforma Mediaset Infinity. Nelle ultime ore gli spettatori hanno assistito ad alcuni siparietti che hanno decisamente aizzato l'opinione pubblica e creato ampio clamore sui social, in primis la presunta querelle tra Massimiliano Varrese e Vittorio Menozzi. L'attore, che da settimane accusa il modello di ronzare in continuazione attorno alla sua ex fiamma Monia, avrebbe gettato Vittorio in piscina con intenti malevoli, e molti utenti in rete hanno riportato in auge l'inflazionato hashtag cancelletto Varrese fuori. Non è la prima volta che l'interprete finisce al centro di accese polemiche, e nonostante abbia da tempo moderato i toni, rischia future penalizzazioni in sede di televoto. A finire nella bufera più recente, però, è stato il giovane collaboratore scolastico Giuseppe Garibaldi, reo di aver punzecchiato maliziosamente Greta Rossetti durante un pool party. GF. Il gesto di Giuseppe Garibaldi fomenta il web. Giuseppe Garibaldi sembra aver accantonato definitivamente il suo turbolento flirt con l'attrice Beatrice Luzzi, e si intrattiene non solo con la storica amica Anita Olivieri, ma anche con Perla Vatiero e Greta Rossetti. L'eliminato Mirko Brunetti ha più volte messo in guardia l'ex fidanzata dalla condotta, a suo dire ambigua, del collaboratore scolastico, che dal canto suo ha respinto le accuse al mittente e difeso la bontà delle sue intenzioni. Durante un party in piscina, però, egli ha condiviso con Greta Rossetti un gonfiabile e, tra schizzi e schiamazzi, avrebbe allungato le mani sott'acqua, provocando la reazione repentina della ragazza. Non è possibile individuare con chiarezza cosa sia successo tra i due, ma gli utenti dei social non hanno dubbi. Giuseppe Garibaldi avrebbe violato lo spazio personale di Greta, mettendola in una situazione sgradevole e notevolmente imbarazzante. Un utente ha commentato: lo schifo, il sudiciume, il viscidume, lo avesse fatto a me, finiva affogato. Il bidello mi disgusta. Così è stato infatti ribattezzato Giuseppe Garibaldi dai detrattori. E ora su di lui sembrano pesare accuse di velate molestie nei confronti di Greta Rossetti. Un altro internauta ha rilanciato: dalla reazione di Greta è palese che il viscido ha allungato le mani. Quanto schifo Giuseppe, non potete capire. Alfonso Signorini affronterà il tema in diretta?